Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Pokémon. Oggi andiamo ad affrontare la palestra che nello scorso episodio non siamo riusciti a fare perché Nemi ci ha interrotto e non era prevista. Allora, registriamoci subito e vediamo cosa ci propongono di fare. Allora, l'esame della palestra è partecipare a un programma di Kissara, ovvero vediamo un attimo in cosa consiste, che sono curioso. Devo andare tipo in TV. Esci dalla palestra, ok? Elettrini e delettrini, eccoci. È arrivata l'ora di Mikey 6 TV. Immagino che sia il tuo canale dove trasmette le cose. Vediamo un po'. Oddio, cos'è quel coso? Ah, è lei, ok. Buenos day, mamma mia. Ah, tu sei la capo palestra. A me interessa il sodo, più che altro. Magari sei un po' spiazzato dalla situazione, ma tranquillo. Tanto siamo già in live. Grazie. Quindi lei fa la streamer, in poche parole. E poi ha dei Magnemite sui capelli o sbaglio? Che significa che se vuoi fare una lotta top con me dovrai temervi realizzare questo video. Ok, quindi dobbiamo far sì che il suo video diventi virale. Insomma, lei per fare le lotte vuole le visual. Interessante. Oh, ma questo è il preside. Incredibile. Ma torniamo a noi. Quello che dovrei fare è giocare a nascondino col signor Otoku presente. Per scovarlo potrei usare le zercarmine sparse per la città. E quando lo avrei beccato tre volte, bam, esame superato. Beh, io spero che il nostro caro preside non si nasconda in posti strani, impossibili da trovare, ma che ci dia un po' una mano, perché vorrei anche fare una cosa veloce, ecco. Bene, allora, il nostro preside è iniziato a correre e ora lo rincorriamo e cerchiamolo per la città. Adesso si mi stanno mettendo d'accordo, direi che possiamo iniziare. Allora, l'ho già adocchiato, dovrebbe essere lì sotto il secondo ombrellone blu a destra. Se non sbaglio, dovrebbe essere lui. Quindi se effettivamente è lui, adesso cerchiamo sti ombrelloni. Ah, ma è così? Ok, fighissimo. Non devo cercarlo, è tipo un puzzle. Vabbè, questo devo dire che è stato anche facile. Vediamo il secondo, perché dietro a un ombrellone non è che ti nascondi proprio bene, ecco, sì. Oh. Ah, quindi dobbiamo anche affrontare degli allenatori nel mentre. Ecco, questa sfida della palestra sembra interessante. Tanto questo qua è quello che avevamo visto prima con l'Axio. Vediamo di un brucia tutto, come sempre, come al nostro solito. Tanto non ho curato i Pokémon, quindi sono senza terra cristallizzazione. Ma va bene. Ah no, possiamo farla. Ma non era uno ogni volta finché non lo curo. O forse Nemi me li ha curati. I Nemi mi sa che me li ha curati dopo aver lottato. Oh, il nostro Psyduck dito di livello. No, non voglio che impari stridio. E poi ha una maglia stranissima con i Pokémon, proprio come la capopalestra, devo dire. È una città particolare. A far da sfondo alla prossima caccia all'uomo sarà il nostro amato centro Pokémon. Quindi qui in giro dovrebbe esserci il signor preside, che io tuttora non vedo e mi sto già preoccupando. Allora, dov'è il nostro caro signor preside? Dove può essere? Non posso zoomare. Invece. Allora, io non lo vedo, sarò sincero. Come ho fatto a zoomare prima? Ragazzi, io continuo a non vederlo. Ma mi sa che zoom da solo. Ah, ok, l'ho visto. È
lui. Pensavo fosse l'infermiera Joy. Non ci avevo neanche pensato che poteva essere al posto l'infermiera. Però va bene, abbiamo trovato. Meglio così. Adesso dobbiamo lottare di nuovo. Quindi è praticamente un cerca e lotta. Contro lo stesso, tra l'altro. Quindi rimanderà in campo Lazio. Andiamo. Ok. Sono molto curioso di vedere Electros in 3D. È rimasto con uno sputo di vita, che sfiga. No, ci ha paralizzati. Questo è un male che ora potremmo anche non riuscire a fare danno. Ma il nostro croc allora non ci delude. Dynamo non ha più energie. E ora andiamo avanti con la prossima ricerca. Ah no, attenzione, ha un altro Pokémon. Ah no, continuiamo a lottare. E tanto quella pecora la dovremo asfaltare. Brucia tutto. Farà meno velocità. Vabbè, tanto già per primo non posso attaccare. Bene, ecco che siamo paralizzati, non possiamo agire. Spero che il mio Crocalor si levi la paralizzazione. Vabbè, poi se si ammazza da solo Fluffy è meglio. Non devo perdere tempo. Adesso se brucia tutto va a segno, dovremo essere in grado di battere la pecora. Ottimo. Abbiamo battuto il nostro allenatore e è pure salito di livello il nostro Crocalor. Allora, vediamo adesso dove si sarà nascosto il signor preside. Oh mio Dio, è piccolissimo. Io non lo vedo. Dov'è? Potrebbe essere questo qui. Ma sembrerebbe avere solo il cappellino. Eccolo, lo vedo. È lì sullo yacht. Mannaggia lui. Dato che si è dato da fare per complicarci la vita, poteva mettersi in posti un po' più facili da trovare. Tipo in mezzo all'arena, tra i due Pokémon, con le mani alzate tipo, ehi, sono qui. Bene, quindi ora immagino di dover affrontare la coppalestra. Sta, vuol dire che io ho affrontato due allenatori, ho fatto due ricerche, due allenatori e poi l'ultima ricerca, il passo più importante sarà battere la coppalestra, che dobbiamo andare a fare anche subito in realtà, non ho voglia di curarmi i Pokémon. Buonasera. Ho superato la prova. Potrei accedere alla lotta con la capopalestra? Grazie. Yes, che voglio super sfidarla. Oh, finalmente inizia la nostra lotta. Vediamo un po' che Pokémon ha. Sono curioso. Perché sono mossi tipo psico, sono messo veramente male quei Pokémon. Devo un attimo rivedere la squadra per affrontare le palestre. Allora, non mi ricordo cosa fa più danno. Cosa è questo Ben? Tanto che la metti, perché sennò però non muoiamo la scossa. Niente, andiamo a perso. Mannaggia. Bene, non abbiamo neanche perso troppi dollari. Ho allenato un po' i Pokémon, eh? Giusto un po'. Adesso forse dovremmo avere qualche chance. Quattrel è andato. Allora, colpo basso. Ottimo, ne abbiamo fatto un bel po' di danni. Ok, grazie Doflamingo per essere esistito. Ecco, il fatto che ora sia paralizzato non mi piace proprio per niente. Non volevo perdere il fenicottero. Oh, il fenicottero è comunque più veloce nonostante sia paralizzato. Wow, incredibile. Ottimo, allora. Bene. Prendi anche le Chonk e Knuckle. Cambiamo Pokémon, mettiamo dentro Pouno. Mettiamo Fossa. E in due giri dovremo lottarlo. E poi rimane solo Miss Magius.
E noi abbiamo praticamente due Pokémon morti, ma comunque da mettere in campo. Se per sbaglio gli parte una mossa prima di Miss Magius, eh. Vai, fossa. Però faccio un brutto colpo e lo one shotti. Lo attacco. Ma non credo sia possibile. Infatti, vabbè, comunque metà vita ci basta. Il morso va più che bene. Usiamo un'altra volta fossa. E anche l'Axio è andato. E gli rimane solo la nostra terra cristallizzazione, che tanto ci dà problemi. Però potremmo giocare direttamente la nostra di terra cristallizzazione, sperando di riuscire a tirargli almeno un hit. Ma il Fenicotto era pure salito di livello. Allora usiamo il nostro Crocalor. Allora, vediamo se questa volta ce la facciamo. L'ho portato fino al 29. Quindi dovrebbe bastare. Miss Magius è al 24. Un colpo dovrebbe tankarmelo, in teoria. Andiamo di Terra Crystal, brucia tutto. Miss Magius ora si veste con la lampadina in testa. Ok, lui usa Sciagura. Ok, ha resistito. Ottimo. Andiamo di brucia tutto. Gli abbiamo tolto metà vita, però ha fatto brutto colpo. Mannaggia. Ok, lui ora non ci ha fatto danno. Speriamo che Crocalor non si colpisca da solo. Si è colpito da solo, non doveva andare così. Mannaggia lui. Speriamo resista ancora a Sciagura. Ottimo. Brucia tutto. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo battuto. Incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Un miracolo, ma ce l'abbiamo fatta. E giudica la vittoria allo sfidante Riki. Grazie. Direi che ce la siamo meritata dopo tre volte. Mi brucia ammetterlo, ma sorpresa, ho perso. Grazie a tutti i miei fan per il tifo. Riki, sei un grande. Se ne vuole per battere la capopalestra più seguita sui social. Quindi voglio farti un regalino. Ta-da! La mia medaglia. Elettrini, che ci seguite da casa, preparatevi a fare uno screenshot. Createvi una bella cartella nella vostra mente e fatevi una copia di backup di questo. Parabile momento. Olà. Finalmente abbiamo conquistato la medaglia. E con questa schermata, ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!